Uomini e donne, un noto personaggio televisivo ha chiesto a Maria De Filippi di poter diventare tronista a Uomini e Donne. Ma di chi si tratta? Dopo la sua partecipazione all'Isola dei Famosi, c'è un noto personaggio che ora sogna di fare la tronista nel date show di Maria De Filippi. Il personaggio in questione, a 33 anni, è anche un ex concorrente del Grande Fratello. Nonostante sia una donna molto avvenente, la persona in questione non è ancora riuscita a trovare l'anima gemella. Spera dunque di riuscirci a Uomini e Donne, alla corte della signora di Canale 5. Stiamo parlando niente meno che di Francesca Cipriani, che ha rivolto un vero e proprio appello pubblico alla conduttrice per mezzo del settimanale Nuovo TV. Maria, mi auguro che almeno tu possa aiutarmi, ha detto la Cipri, che a fatica riesce a conoscere una persona che le possa stare accanto. Dopo aver conosciuto Rosa Perrotta in Honduras, Francesca sembra aver capito che il trono classico può essere l'opportunità giusta per trovare l'uomo della sua vita. Quando ero sull'isola, Rosa mi ha raccontato che si è innamorata di Pietro Tartaglione a Uomini e Donne. Adesso si sposerà con lui. È la prova che il programma ti dà la possibilità di incontrare l'anima gemella, ha sottolineato sempre la giunonica ex pupa. Francesca Cipriani avverte i corteggiatori. Maria De Filippi accoglierà la richiesta di Francesca Cipriani. Nel contempo l'ex geffina ha già messo in guardia i suoi potenziali corteggiatori. Chiarisco subito ai corteggiatori che si dovessero presentare davanti al trono che da loro vorrei qualcosa da mangiare, anziché le rose. Arrivano da tutta Italia, e io sono una buongustaia. Ma qual è dunque l'uomo ideale di Francesca? La giovane donna, a quanto pare, sogna una persona rispettosa, con tanta gioia di vivere e amante degli animali. Cerco un uomo per bene, gentile, cortese e simpatico, ha sottolineato l'opinionista di Barbara D'Urso. Francesca Cipriani, all'anagrafe Francesca Cipriani d'Altorio, è nata il 3 luglio 1984 a Popoli, in provincia di Pescara. L'artista, come noto, ha un fisico davvero esplosivo. È alta 173 cm e pesa circa 63 kg. Francesca non ha mai fatto nascosto di essersi sottoposta ad alcuni interventi di chirurgia estetica per aumentare le sue forme. Ama il colore rosa e tutto quello che esprime femminilità. Impazzisce inoltre per le scarpe con il tacco a spillo. Ex concorrente del Grande Fratello, alla Cipriani piace vestire con abiti che mettano in risalto il suo fisico. Per questo, come ha dichiarato ai tempi del reality, è stata anche molto criticata. I genitori di Francesca sono separati da 14 anni. Lei vive con la madre e il nonno, con i quali ha un ottimo rapporto, mentre il padre abita da tempo in America. La showgirl non ama parlare della sua vita privata e soprattutto odia i finti gossip che le attribuiscono dei partner pur di fare notizia.